Nel sogno sento odore di grigliate. Sento i bambini. Un cane. E vedo qualcuno. Credo di vedere qualcuno. Queste cose non sono per me. Mi muovo su motori rombanti, tra guerrieri. Veniamo dalla notte. Occhi aperti, Blazkowicz. Tu resta di guardia. Io devo andare a pisciare. Merda! Blazkowicz, torna sul ponte di volo e blocca il tubo del carburante del motore 6. Cerca gli attrezzi nell'armadietto. Avrai bisogno di pizza e di ferro. Il tubo del carburante è nell'apposito comparto. Fiamme, fiamme! Blocca la maledizione! Buon lavoro, capitano! Ma sto perdendo quota! Dobbiamo ridurre il peso, finiremo per schiantarci! Raggiungi la cima e getta tutto quello che abbiamo dal portellone di carico! Reggiti! Apro il portellone di carico! Quick, Condor! 9! Che parla? Soldato Wyatt, 109!
di mafia trasportata! D'accordo, ragazzo, ascolta e presta attenzione. Ora, vedi la costa e pilotala. Sì, signore! Bene, voglio che tu la ferri saldamente con entrambe le mani e tira di verso di te. Non ruotarla, mi raccomando, tienila dritta e tirala verso di te. Ok, signore! Credo che funzioni! Ci stiamo raddrizzando! Ok, soldato Wyatt, ti chiedo di fare ancora una cosa. Signore! Piazza un uomo alla porta laterale. Avrete degli ospiti. Ricevuto, signore! Blaskovic, apri la porta della cabina. Dovrai tenerla... Com'era là fuori, capitano? Sul filo del rasoio. Come sempre. Urrà, signore! Copilota morto! Ho una scheggia nella gamba e perdo sangue! Ho 71 uomini nella stiva! Non so cosa fare! Non so cosa fare! Grazie a Dio, siete qui! Alzati subito! Alberta! Motor 1, 3, 4, 8 e 9 sono andati! È un disastro, dobbiamo annullare! Blaskovic, tira su il ragazzo! Negativo, Condor 9, mantenete la rotta! Maledizione, Gordon, ci stanno massacrando! Ascoltami, Fergus, se la missione fallisce, perderemo l'Europa, è semplice! Grazie, signore! Ora sto bene! Fergus, se non fermate da Zed, non avremo un'altra occasione, perderemo la guerra. Sì, Gordon, ti ricevo. Senti, devo andare. Il complesso di Dead Zed si avvicina. Comando UOS, chiudo. Condor 9, chiudo. Cerca di non vomitare, Blasco. Preparati all'impatto, stiamo per toccare terra. Non vedo un cazzo, arrenditi! Prime luci dell'alba. 16 luglio 1946. Tutto è andato a puttane. La macchina bellica nazista avanza a ritmo incredibile. Non le stiamo dietro. Stiamo fallendo. Surclassati e superati. Nessuno sa perché. La gente è disperata. Non io. Devo vedere un vecchio amico e pareggiare i conti per ribaltare le sorti. Fergus, com'è la situazione? Blaskovic, direi che siamo nella merda fino al collo, intrappolati in un rottame con bestie infernali corazzate che cercano di mangiarci vivi. Non scherzo. Ho lo stesso problema. Sono rintanato in un rottame. Sei tu laggiù? Ehi, Wyatt, accendi la torcia! Blasco, vedi la luce? Wyatt, spegni la torcia! Sì, signore! Vi vedo. Che cosa posso fare? Non possiamo raggiungerla da qui. Siamo intrappolati. Se tu accedessi alla torretta della cabina di questo aereo, potresti uccidere la bestia. Le armi normali non la scalfiscono nemmeno. Puoi raggiungerci al moto? Se tieni la testa sotto la superficie, non avrai problemi. Bel piano, Fergus. Sto arrivando.
bestia creata da Dead Zed. Avrei dovuto ucciderlo tempo fa. Zed, avrei dovuto ucciderlo tempo fa. D'accordo, ascolta. Ci sono tre postazioni con mitragliatrice in queste tre celle. Non possiamo avanzare, l'unità sarà massacrata. Quindi voglio che tu raggiunga queste tre celle e metta fuori uso le mitragliatrici. Dovrai correre proprio nel mezzo, come se avessi la morte alle calcagna. Noi ti copriremo da qui. Ricevuto. Metti questo. Ti aggiornerò dalla nostra posizione. Ragazzi, pronti al fuoco di copertura.
vita. Quel dannato camminatore. Ora cerca l'ingresso del bunker sulla scogliera. Lassù ci sono due cannoni che devi eliminare. Io guiderò l'unità lungo la spiaggia verso il complesso. D'accordo, ascoltate, gente. Il capitano Blaskovic ci ha aperto la strada. Ora ci rimettiamo in marcia. Siate così gentili da ricambiare il favore non facendovi sparare o uccidere da quel camminatore. Intesi?
Schneider gerade. Dai. Cannoni sono situati ai livelli superiori del bunker sulla scogliera. Devi metterli fuori uso. Abbiamo molti uomini in volo e quei cannoni ci stanno creando molti problemi.
Vasco, abbiamo superato il camminatore. Ci avviciniamo alla scogliera sotto il complesso di Dead Set. Ci vorranno un sacco di fottute funi per salire lassù.
Die Stimme auf!
Mettilo su! Wyatt, un bravo ragazzo. Sono certo che mi restituirà il favore con gli interessi. Ecco, la tiro su! Fate attenzione, ragazzi. Le cose si sono complicate più del previsto. Alle nostre spalle abbiamo il pilastro dell'esercito tedesco. Più fai, imbecilli! Soldato Gates, signore, a rapporto! Pazzo e motivato, benvenuto in guerra. Pensaci tu. Ora, il generale Tetzed è più vicino di quanto non lo sia mai stato. Hai una brutta ferita, soldato. Ferma l'emorragia. Se eliminiamo il generale, arginiamo la macchina bellica a trucca. Se falliamo, ci mangeranno a colazione. Tutto ok, ragazzo? Signore, mi lacrimano gli occhi e mi sento male. È normale? Sei nervoso. Ti insegno un trucco. Inspira. Conta fino a 4. Espira. Conta fino a 4. Tutto qui. Mentre dei fottuti Frankenstein nazisti le arrostiscono le chiappe. Cominciate a prepararvi. Questa volta porteremo a termine il lavoro. Andiamo! Muoversi! Via! Sei già stanco, pilato? È una guerra, non una passeggiata domenicale. Una buona squadra. Padre e figlio. Bene. Capitano Blaskovic, Gates, Benson, avete un compito semplice. Scalate questo muro, entrate, cercate la sala comandi di questa porta e apritela. Se trovate armi naziste, prendetele. Sono meglio delle nostre. Noi altri vi copriremo da qua giù. Poi, aperta la porta, entriamo. Saliamo all'interno della struttura e ci riuniamo ai piani alti. Troviamo Dead Set e gli spariamo in fronte. Prova. Non permettervi ansia, ragazzi, ma potrebbe essere l'ultima occasione. Se non fermiamo Dead Set, è finita. Ora salite. Perfetto. Chiudo. Cani individuati! Quattro! Merda! Proteggete i ragazzi! Posto di copertura! Ucciso, generale. Mi rendo conto, uno di noi morirà oggi. Ottimo lavoro, Blasco. La porta si apre, stiamo entrando. Continua a salire verso i piani alti, ci ritroveremo lì. Bereit! Jetzt habe ich dich!
continua a salire verso i piani alti, ci ritroveremo lì.
Commissionare un ritratto al servizio del tuo ego, generale. Che spreco di colore. Verstärkung!
Ihrer Position, Kommandant! Thank you.
Sarà un bel massacro di nazisti, signore. Bel lavoro, capitano. Bene, raggiungete l'aereo schiantato. Ci vediamo lì, Blaskovic. Svelto, figliolo. Trasporto truppe. Altri ragazzi morti. L'ho già visto troppe volte. Non riusciamo a spostare questa trave. Siamo bloccati qui, Blaskovic. Cerca di rimuovere la trave dalla tua posizione. Signore, dobbiamo usare questo per spostarlo. Coraggio, ragazzi. Sì, signore. Sei credente per dire questo? Non ho visto nessuno. Temo che dovrete saltare. Prima tu, Wyatt! Vai in chiesa ogni domenica? Sì, perché? Non avete chiese o preti in Inghilterra? Sì, al momento i nazisti le stanno bombardando, perciò è un po' un problema. Testa ferita, biondo, tocca a voi. Vieni qui, Blaskovic! Ti ho preso! Che razza di volo! Mi sono rotto i piedi! Questo posto... C'è della cenere qua giù! Sì, sono rotto. C'è parecchia cenere. Wyatt, vedi se riesci ad aprire quella porta, presto! Vedi quei tubi? Escono da quella cassetta laggiù. Che cos'è? Forse è una stanza che fa da un inceneritore. Che cazzo hai combinato? Hai attivato l'inceneritore! Spegnilo, usa quel comando! Merda! No. Siamo fottuti! Mi dispiace tanto! So come che passa. Blasto, prova la chiave! A fianco! Forse in quei cassetti, capitano! Salvare piedi spezzati! Merda bastarda! Cosa sono questi? Blaskovic, signore! Posizione!
vittime, generale. Qual è il conteggio? Siete ancora tutti vivi? Affermativo. L'inceneritore si aspetta! C'è modo di aprire quella porta? Preferirei lasciare la stanza dei mostri. Ma non si apre da questo lato! Aspetti! Ecco qualcosa! Arriva qualcuno! Oh. È lui, non è vero? È lui! Ma che diavolo! Che non sia la fine! Non finiremo schiacciati! Usa la testa, soldato! Prezioso di quello che è un bastardo qualsiasi modo. Che cosa diavolo ci fanno lì dentro? La mia gente è uccisa tante di quelle volte. Ho perso il conto. Mancano le occasioni. Tu ti ho già visto prima d'ora. Mi piaci, sei un esemplare resistente. Potrei fare grandi cose con te. Piacciono i suoi occhi. Non provare a toccarlo. E mi piacciono anche i tuoi. Questo no. Qualcuno l'ha già rotto. Un vero peccato. Capitano Blazkowicz, aiutami a scegliere. Secondo te, quale di queste due varietà contribuirebbe di più alla mia ricerca? Non ho abbastanza spazio per i campioni. Se rifiuterai la mia offerta, dovrò operarli entrambi e questo richiederebbe tutta la giornata. Ma semplificherò le cose. Devi solamente guardare in direzione di ciò che vuoi, che io dissezioni. Coraggio, capitano. Scegli per me. Sei testardo, capitano Blazk. Davvero? Questo? Ammetto che avrei scelto l'altro, ma rispetterò le tue preferenze, capitano Blazkowicz. Tranquillo, Blazko. È la guerra. La gente muore. È giunta la mia ora. Generale De Zeta, oggi mi hai insegnato molto. Ho visto sofferenza e morte. Gente menomata e torturata. Non avevo visto tutto. Non conoscevo la vera crudeltà. Finora. 4 secondi. Inspira. 4 secondi. Espira. Resta qui! Oh, auf Wiedersehen. Signore! Oh, signore, mi segua! Lascialo! Che cazzo è stato, signor Hawk? Che mai? Sparo!
Signore, disattiviamo gli uccelli dell'inceneritore. Mi aiuti a distruggerli. Mi aiuti. Aiutami, Dio. Quello, ogni giorno vengo la vita e non ho neanche più facendo la mia casa. Per favore, capitano! Mi aiuti a distruggere quegli uccelli spacciati! Non potessi lasciarmi qui nella merda, più che tutto Dio. Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odmawia. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznica. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. To moja córka, ja tylko daję tajemne słowo. Tato! Strana sensazione, bloccato nel mio corpo. Mi perdo, perdo il tempo. A volte le stagioni cambiano in un batter d'occhio. Ho seri problemi con i miei pensieri. Si disperdono come un profumo nel vento. Ma sta migliorando. Ecco ciò che so. Sono in Polonia. Un ospedale? No, un manicomio. Lei è l'infermiera capo. Quello è suo padre, lo psichiatra. Sua madre, una specie di farmacista. Penso gestiscano la clinica. A volte è Natale.
A volte un compleanno. A volte vengono i nazisti. Portano via pazienti incatenati. Sembra il negozio di giocattoli di DZ. Lo psichiatra si lamenta molto, ma alla fine firma. Non ha scelta, credo. Io vedo tutto. Brava gente resa impotente. Sono vivo per merito loro. Sto migliorando. Per merito suo. Si chiama Ania. Si prende cura di me. Si prende cura di tutti. Tiene su questo posto. Sarebbe dovuta essere già sposata. Ma non è così. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. War kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Schwächen wir dir. Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung. Unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was war denn der hier? Keine Ahnung. Bringst du den Keller? Soll der entscheiden? Komm mal auf! Komm mal auf! Arschlöcher! Nazisti.
Sparate alla gente che non può difendersi.
porterò fuori da... William J. Blaskovich, Ranger, Army, USA, USA. Mi spiace, il mio polacco è limitato. Ce la fai a guidare? Dove andiamo? Dove vuoi. È il 1960. 1960? Sì. E... sei rimasto con noi per 14 anni. È il 1960. Devo contattare l'esercito americano, trovare la mia unità e dirgli che sono pronto non a combattere. Non c'è più guerra. È finita. Niente più esercito. No. La guerra non è finita, ci sono ancora molti nazisti. Oh. Hanno vinto. È finita. I nazisti governano il mondo. Sono dappertutto. Ovunque. E gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti... loro... come si dice? Podaci. Si sono arresi. Oh. Si sono arresi? Per colpa di... Boom! Bomba atomica. Gli Stati Uniti si sono arresi 12 anni fa quando i nazisti li hanno bombardati. Già. Allora troverò la resistenza e li aiuterò a combattere. No, no, no! Non c'è più la resistenza. Tutti sono stati catturati. Se sono vivi, sono prigionieri dei nazisti. E chi lo sa dove li tengono? Sono un coordinatore addestrato ed esperto. Opero per conto del generale Strasse in persona. Sai cosa ti attende se non mi liberi immediatamente? Non c'è motivo di tenermi prigioniero. Se mi lascerai, sarò molto clemente con te, con l'infermiera e la sua famiglia. Hai la mia parola.
giusto e corretto nel trattare con persone come te. Capisci chi sono? Ti converrebbe smettere ciò che stai facendo e liberarmi! Devi capire, dannato pazzo, che sono superiori a quelli come te. Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! Lascia che ti spieghi come funziona. Adesso io ti farò una domanda. Tu risponderai a quella domanda in modo che le terrò soddisfacente. In caso contrario, ti taglierò la testa con questo aggeggio. Mi hai capito? Allora, cominciamo. Dove tenete prigionieri i ribelli della Resistenza? Io non so. Non so proprio di che cosa parli. Non c'è alcuna Resistenza! Mit dir deinen verdammten Widerstand! No! No! Master! Master! Okay! 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 Okay, Dio! Master! Che cosa vuoi sapere? I ribelli della Resistenza, dove sono? Berlino, prigione di Eisenwald. Non potrei raggiungerli. Abbiamo posti di blocco. Ti cercano. Cercano te e quell'infermiera. Presto troveranno questo posto. E allora sarai tu quello in ginocchio! No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Invochiamo la tua misericordia, Signore, nel nostro viaggio attraverso le scure acque. Concedici passo fermo. Respiro silenzioso. Riparo dalla tempesta. Chiedo papiere. È un passaggio sicuro. Dai lupi affamati. Afferra la mano. Strada non sicura. Tu uccidi i nazisti. Io resto qui con Auto. No, stai giù. Noi ti aspettiamo qui, va bene? Uccidili tutti! Voi nazisti. Cari miei amici, abbiamo un carico prezioso e un treno che ci aspetta. Va, spara ai nazisti!
Scheiße. Auf der zweiten Etage!
Ivanovic, a guerra! Strenga bloccata! Alza spada! Alza spada! Così andiamo! Bella mira per un'anziana signora. Bitte!
bist du ja! Nazisti laggiù! Spara, nazisti! Noi aspettiamo... Thank you.
erwischt! Abwehr, ich werde! Bene! Vediti! Ora andiamo da questo luogo! Ramon! Vediti! Ora andiamo da questo luogo! Ramon! Vediti! Ora andiamo da questo luogo! Ramon! Vediti! Ora andiamo da questo luogo! Ramon!
Vieniti! Ora andiamo da questo luogo! Ramon! Solo tornare in cabina, non guardarli negli occhi.
können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Es Pablo! Stellen Sie den Kaffee auf den Tisch. Ich kann Sie nicht durchlassen, bis Sie nicht gemacht haben, worum Sie Obersturmbahnführerin Engel gebeten hat. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbahnführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbahnführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. William. Sì. È per me. Sì. Sai che c'è solo un letto.
Sì. È un problema dividerlo. A volte è Natale. A volte un compleanno. A volte distruzione, sofferenza e morte. A volte solo bisogno di sentire qualcosa di buono. So dove andare. Come entrare nella prigione di Eisenhold. C'è un albergo nella stessa via della polizia segreta. Lo sanno tutti. Il quartier generale della polizia segreta è famoso. Ci portano i prigionieri per interrogarli. Li torturano. Poi li riportano alla prigione di Eisenwald. Se sono ancora vivi. Succede qualcosa. Arriva un trasporto prigionieri. Vieni, presto!